Come dico ormai da diverso tempo, la playlist sugli ETF è veramente oro per me. Mi sta facendo scoprire moltissime cose. Nella puntata di oggi, come abbiamo fatto per quella scorsa, andremo a cercare di capire se alcuni ETF possono entrare nella watchlist di un investitore consapevole. Ci affacciamo oggi ad alcuni ETF dei mercati emergenti, come sempre dal mio punto di vista personale e per cui da poter valutare di aggiungere a lungo termine in un mio portafoglio. Ti dico i miei pensieri e le mie scelte dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Il Risparmio, il canale del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi torniamo a parlare, come ogni venerdì, di ETF e in questo caso andiamo ad affrontare delle tematiche che sono legate all'ambito dei paesi emergenti, asset class che io non ho in portafoglio ma che mi piacerebbe approfondire in quanto la percepisco come rischiosa sì, ma potenzialmente estremamente remunerativa. Ovviamente essendo io un semplice essere umano, o così si dice, investitore della Porta Accanto, posso fare errori per cui sono mie scelte a scopo didattico, ma potrebbero comunque essere considerate insulse. In tal caso, come sempre, il disclaimer è d'obbligo. Non prendete queste mie valutazioni come consigli di investimento o come un consiglio di investire, ma solo come il mio studio personale, basato sul mio grado di rischio o sulla mia percezione dei mercati. Come sempre, fate i vostri studi, ora basta parole e andiamo al PC. Allora, per questo video cercherò di evitare i classici ETF che vengono consigliati un po' da tutti i miei colleghi qui su YouTube, non perché non siano ETF di qualità, ma semplicemente perché se ne è già parlato ampiamente. Volevo dedicare questo video, diciamo, a dei ETF un po' meno conosciuti o comunque a delle nazioni che a mio parere hanno delle ottime prospettive o a dei particolari settori che hanno ottime prospettive. In questo caso l'unico ETF settoriale è proprio questo AN ETF che va a seguire gli Emerging Markets, Internet and E-commerce. È un indice questo, EMQQ, che replica società dei mercati emergenti che sono nel settore Internet e di E-commerce. Si tratta di un fondo di media grandezza, 212 milioni di euro, con una replicazione fisica totale, una valuta in US dollar senza copertura valutaria e una enorme volatilità del quasi 40%. Un TER altino, dell'86%, e la politica di distribuzione e accumulazione. Andiamo a vedere un attimino quello che sono le componenti di questo indice, che sono fra le prime Tencent, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, Prosus, JD.com, Pinduoduo, Mercado Libre, Baidu, e se a livello di paesi la Cina la fa da padrona con quasi un 53,5%, poi abbiamo l'India, quasi 9%, Paesi Bassi che non so cosa ci facciano in un ETF sui mercati emergenti, sicuramente per i vari possedimenti oppure ex colonie, forse, immagino. Poi abbiamo Corea del Sud, Argentina, Singapore, Brasile, Repubblica Sudafricana, Cipro e poi il 12% abbondante su altri paesi. In termini di settore abbiamo i beni voluttuari a un 44,5%, telecomunicazioni al 31% quasi per cento, l'energetico all'8,5%, la finanza al 3,4% e poi altri settori al 13%. È un ETF che mi piace molto perché ovviamente le società di e-commerce e di internet dei paesi emergenti sono quelle che hanno avuto una minore crescita in questo periodo e soprattutto la Cina ha avuto dei forti rintracciamenti e potrebbero essere quelle che nei prossimi 10 anni vanno ad esplodere in termini di rendimenti. Il secondo ETF è un iShares MSCI Mexico Capped. Ed è un indice, appunto, questo che replica i mercati azionari, i titoli azionari messicani ad alta e media capitalizzazione. La concentrazione dell'indice viene contenuta da pesi massimi stabiliti per settore, area geografica e componente, per cui c'è una certa disposizione dei titoli all'interno dell'indice. La dimensione del fondo è piccolina, 72 milioni di euro, la valuta è in dollari americani con una volatilità un anno che è la metà praticamente di quello che abbiamo visto prima, un TER dello 0,65% e anche qui la politica di distribuzione è ad accumulazione. Le partecipazioni totali qui sono 24, le prime 10 occupano quasi un 81% della ponderazione, per cui è un ETF molto sbilanciato. Le prime 10 le vediamo qui in questa immagine: AMX, Falmex, Gruppo Finance Banorte, Gruppo Mexico, Chemex Ord, Gruppo Aeroporto e così via. Per quanto riguarda i settori, tralasciamo il paese ovviamente essendo un ETF sul Messico, i beni di prima necessità sono un 32%, le telecomunicazioni quasi un 26%, materie prime 17,5%, finanza quasi un 13% ed altri all'11,64%. Fra questi altri troviamo anche l'industriale e l'immobiliare. Il Messico, a mio parere, è una nazione che viene spesso sottovalutata anche perché ha due vicini, gli Stati Uniti d'America, ma non molto distante anche il Canada,
che sono due nazioni enormi con forti mercati e per cui ci sono in corso degli accordi commerciali che possono appunto far crescere il Messico, a mio parere, molto di più di quello che si pensi, e poi magari potrebbe aprirsi a tutti quei territori che non sono di lingua spagnola, per cui che non sono l'America Latina, per crescere nel futuro. Un paese che non ho mai analizzato in profondità, ma secondo me merita. Passiamo a un altro paese che io amo tanto dal punto di vista degli messicani. Madonna. Passiamo a un paese che io amo tanto dal punto di vista degli investimenti, il Sudafrica, con questo iShares MSCI South Africa. Questo indice replica i titoli azionari sudafricani ad alta e media capitalizzazione. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 33%, mentre quello delle altre è un massimo del 18%, per cui c'è una ponderazione molto particolare in questo ETF. È un fondo di medie dimensioni, 109 milioni di euro, una replicazione fisica totale, anche qui la valuta è dollari americani, con una volatilità di quasi un 24% nell'ultimo anno, un TER dello 0,65% e una politica di distribuzione ad accumulazione. Per quanto riguarda le società presenti, sono 38, le prime 10 occupano quasi un 57%, per cui anche questo è molto sbilanciato, ma molto meno rispetto a quello messicano. Le aziende maggiormente presenti sono Naspers, MTN, First Stand, Sasol, Standard BK, Implats, Capitec Bank, Sibanye Stillwater, che tra l'altro ho analizzato in un video mio qualche tempo fa, Goldfields e ASBA Group Limited. Quasi la totalità degli investimenti in Sudafrica, anche se ci sono una piccola ponderazione, un 1% circa nella isola di Man e un 1% in Lussemburgo. I settori maggiormente presenti in questo indice sono il finanziario con un 31%, le materie prime con un 24% abbondante, beni voluttuari un 16,3%, telecomunicazioni un 11,36% e altri un 17%, fra i quali troviamo i beni di prima necessità, immobiliare, healthcare, industria ed energia. Il Sudafrica è uno dei paesi che amo di più dal punto di vista degli investimenti. Non ci ho mai investito principalmente perché, rispetto ad altre nazioni come ad esempio Canada, Stati Uniti, Australia o comunque tutto il mercato europeo, è molto più difficile da tenere sotto controllo per la quantità di informazioni che sono minori, ovviamente, e di più difficile reperibilità. Ma a mio parere è un paese che ha delle forti prospettive di crescita per il futuro. Saremo a vedere. Passiamo al quarto ETF, che è un Franklin che segue il FTSE India, per cui le società del mercato indiano. L'indice replica le aziende indiane 13-18, come abbiamo visto in uno dei ETF precedenti, e replica le aziende indiane a grande e media capitalizzazione. La più grande azienda dell'indice è limitata a un massimo del 30%, tutti gli altri componenti dell'indice invece a un massimo del 18%. La dimensione del fondo è media in questo caso, 104 milioni di euro, una replica fisica totale, una valuta in dollari americani, una volatilità nell'ultimo anno del 15,23%, un TER dello 0,19%. Una data di lancio, in questo caso, che voglio far notare, è solo, dice, giugno 2019, perché è un ETF, diciamo, lanciato da pochissimo, solo 3 anni. In questo caso è un indice molto più diversificato, perché sono 181 le aziende all'interno di questo indice, ma le prime 10 occupano un 41% circa, 40,37%, come si vede in questo caso. Le aziende più presenti sono Reliance Industry, Infosys, tra l'altro ne ho parlato da qualche parte, mi ricordo, Housing Development, Tata Consultancy, Hindustan Unilever, Axis Bank, Bharti Airtel, Bajaj Finance, Aesop Paints e Larsen & Toubro. Ovviamente, essendo un ETF sull'India, è tutto orientato lì, come dal punto di vista degli investimenti. Settori invece abbiamo un 20% abbondante in finanza, un 17% in informatica, un 12 quasi e mezzo per cento energia, materie prime un 11%, altri 39%, fra cui troviamo beni voluttuari, beni di prima necessità, industria, servizi di pubblica utilità, salute e poi così via, altri settori. India, che a mio parere non si riesce mai a capire se sarà la nuova Stati Uniti, così come si pensa per la Cina, o invece è sempre un rincorrere se stessa. Sicuramente è un paese che ha delle forti potenzialità, ha una popolazione piuttosto grande, diciamo sopra il miliardo, e per cui ha anche un bacino di utenza di consumatori che è piuttosto ampia, e per cui anche con tutte quelle potenzialità di crescita, anche se a mio parere ha molte meno possibilità rispetto alla Cina, ma staremo a vedere. Ultimo ETF, l'Ixor MSCI Indonesia. Questo indice replica società indonesiane ad alta e media capitalizzazione che sono disponibili per gli investitori in tutto il mondo. Un fondo molto piccolo, solo 39 milioni di euro. In questo caso la replica è sintetica unfunded swap, ha una valuta in euro, per cui non c'è bisogno per noi di avere problemi di copertura valutaria, e una volatilità in questo ultimo anno
del 17,64%. In questo caso è un ETF abbastanza vecchio, comunque è arrodato, è del 4 luglio 2011 la sua nascita. Un TER dello 0,45%, una politica di distribuzione ad accumulazione. Sul sito di Gest ETF non si trovano informazioni sulla ponderazione delle varie aziende e dei vari settori, per cui sono andato ad aprire il sito di Lyxor e andiamo a vedere subito che dal punto di vista delle aziende, le prime 10 aziende sono Bank Central Asia, Bank Riekati Indonesia, Telecomunicasi Indonesia, Bank Mandiri Persero, Asta International Tech BK, Bank Nagara Indonesia, Bank Jago, Merdeka Copper Gold, United Tractors e Charoke & Poptad Indonesia. Invece andiamo a vedere la tipologia di diversificazione per settore, vediamo che la finanza è quella che ne fa da padrone e l'abbiamo visto anche dai nomi delle aziende, sono praticamente quasi tutte banche. La finanza copre quasi un 56%, le telecomunicazioni quasi un 15%, i materiali l'8,5%, beni voluttuari un 7,5% quasi per cento, beni di prima necessità 7%, energia 4,5% e poi healthcare 1,85%. Questi sono i 5 ETF di oggi, ricordo che lascio i vari ISIN e ticker qui sotto nella descrizione del video. Adesso torniamo al mio brutto faccione per le ultime considerazioni. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video, dammi le tue impressioni su questi ETF. Li conoscevi? Li utilizzi? Li avevi in watchlist? Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per far crescere la community. Cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere in maniera vicendevole. O come dico sempre, vicendevolmente. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non debba perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì e come ogni venerdì è l'ultimo video della settimana, per cui noi torniamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati per iniziare una nuova settimana editoriale. Io ti auguro un felice fine settimana e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!